a tutti, eccomi qua con un nuovo video. Allora, in questo video vediamo come creare un effetto testo su metà di una foto e possiamo andare a utilizzare un testo di una canzone per rendere il nostro fotomontaggio più particolare. E in questo tutorial io vado a utilizzare Photoshop perché queste funzioni, queste particolari funzioni sono presenti su Photoshop proprio perché Photoshop parla di fotoritocco. Quindi andiamo ad aprire Photoshop e una volta che abbiamo la nostra immagine su cui vogliamo lavorare, andiamo ad aprirla. Io ho cercato questa foto qui, dove metà foto sarà utilizzata con del testo, mentre l'altra metà è visibile. Quindi per prima cosa mi vado a sbloccare il livello, eccolo qua, e poi vado ad attivare i righelli. Se non avete i righelli qui vi consiglio di andare in Visualizza righelli, eccoli. E io mi vado a tracciare una linea di metà, eccola qua. Ok, ora questa foto io me la vado a duplicare per ben 3 volte, in modo che ho sempre la foto duplicata. Ok. Andiamo a disattivare la prima e l'ultima. Andiamo a disattivare le ultime due create. Ora io vado a prendermi lo strumento di selezione e mi vado a selezionare la parte che voglio attiva. Quindi io voglio che il testo mi venga di qua e di qua invece voglio la foto. Quindi prendo lo strumento di selezione e me la seleziono in questo modo. Vado qui, vedete, in basso e vado ad applicarmi una maschera. Ecco qui, vedete, la foto è attiva di qua, mentre di qua non c'è più nulla. Andiamo a creare un nuovo livello che mi porto sotto a tutti e lo vado a riempire di bianco. Quindi prendo qui e vado a riempire di bianco. Ok, adesso andiamo a prenderci un testo, giusto alcune parole di una canzone. Io ho preso come canzone una canzone di Lady Gaga, quindi che ha a che fare con il fashion, per andare ad avvicinarmi alla foto. Quindi vado su internet e qui ho trovato il testo della canzone. Vado a copiare questa parte qui e faccio copia, tasto destro copia. Torno nella mia immagine, mi attivo la seconda foto, vedete che è questa. Eccola qua, poi vado qui nello strumento testo e mi vado a creare un'area di testo selezionando qui. Ok, vi consiglio di utilizzare un carattere lineare perché per creare questo tipo di effetto e per farlo più visibile è meglio un carattere molto forte, quindi come un Arial Black. Vado qui su Modifica, Incolla ed è il testo che io ho copiato, eccolo qua, vedete? Io ho attivato, vedete già in automatico perché ho fatto delle prove prima di fare il tutorial, qui nella palette dei caratteri il maiuscolo. Se voi andate a selezionare qua, vedete era minuscolo il testo, se io vado a mettere qui, vado a mettere tutto maiuscolo, in questo modo. Come colore io vado a lasciargli il bianco, tanto è uguale, e poi vado a selezionarmi tutto e vado a mettergli una dimensione un po' normale, ma tolgo un po' di testo. Togliamo questa parte qua. Mi seleziono tutto e proviamo a mettere 20. Questo tolgo questa parte qua ora. Seleziono e mettiamo 24. E la finisco così in modo che è abbastanza visibile. Ok, posiziono qua, adesso vedete, e vado a mettermi il testo sotto la foto visibile, che ossia questa qua. Su questa foto qui io adesso vado qui nella palettina qua al lato e vado a fare crea maschera di dettaglio. Come vedete, abbiamo creato una maschera di dettaglio in questo modo. Ok, ora io vado ad applicare sul testo, quindi vado qua ad applicare una traccia. Vado qui sul colore e mi vado a prendere un colore della foto.
questo marroncino. E gli do ok. Altro step, io vado a prendermi il titolo che è questo, quindi copio, vado a prendere la T di testo senza fare area di testo e scrivo direttamente, e questa me la porto sotto quest'altra scritta e quest'altra foto. Eccola qua, la seleziono, me la ruoto e me la ingrandisco e me la vado a mettere qui. Ok, andiamo ad attivare quest'altra foto, vado a fare tasto destro, crea maschera di ritaglio. Ora noi non vediamo nulla perché la foto è uguale. Vado sulla scritta fashion e vado ad applicare un bagliore esterno. Vado qui su dimensione, vedete, e poi qui sul colore gli vado a prendere un colore un po' più acceso. Se voi andate a fare qua, andate a marcare di più l'estensione in questo modo, vedete, e poi andate a lavorare sulla dimensione. Ok, per finire mi vado a duplicare questa foto iniziale sotto, vedete, mi elimino la maschera, tasto destro, elimina maschera di livello, ecco, abbiamo di nuovo la foto. Adesso io vado sul riempimento e me lo vado a schiarire. Ecco qua, come vedete abbiamo creato un testo su foto in modo dinamico. Niente, con questo il video è finito. Io spero che questo tutorial vi possa essere utile per creare tutte le vostre creazioni grafiche. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie e ciao a tutti.